Stranissimo, ma almeno siamo tornati. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction, ricominciamo. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Vi rifaccio il discorsetto che ho fatto prima perché non l'avete sentito. Manuel, mio amico Manuel, mi ha appena regalato l'Elgato Stream Deck. È una figata, è un tastierino praticamente fisico con dei tasti schermi personalizzabili e assegnabili a degli shortcut completamente liberi. Ho messo degli effetti audio che dopo ve li faccio sentire. Ho messo gli shortcut ai siti che più usiamo, eBay, Chrono24, pagina Google, passaggio da una scena all'altra qui su Streamlabs. Una figata cosmica. E benvenuto Gaetano, Christian, Giulio, Jack, ciao, Jacopo, Mister Calavera 1, benvenuto, e Daniel. Ciao Daniel. Ciao ragazzi, benvenuti. E se ora l'audio è tutto ok, se la qualità della live è tutta ok, che dovrei aver alzato la stream settimana scorsa per streamare Halo, e se è tutto ok, credo proprio di sì perché qui è bello fluido, direi che posso chiudere qua. E facciamo la nostra bellissima storia. Connessione della chat, perché non mi si connette la chat? Aggiorno la chat. Eccola, eccola, la chat è partita anche sul mio programma. Buonasera Master Orologiai Maserat. Maserat. Eccoci qui ragazzi, siamo online in orario. Venite qui. Eccoci qui ragazzi. Tutto che con l'audio, online. Perfetto, l'audio va bene, dammi il link preciso, sì, non devo neanche stare lì a copiarlo. Facciamo una bella swipe appata per i ragazzi di Instagram. Ragazzi, siamo online in orario. Venite qui. Eccoci qui ragazzi, siamo online in orario. Venite qui. Eccoci qui ragazzi, siamo online in orario. Venite qui. Eccoci qui ragazzi, siamo online. Perfetto. Siamo online in orario. Venite qui. Eccoci qui ragazzi, siamo online in... Perfetto. Eccoci qua. Ciao Zof, buonasera a tutti, benvenuti, 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 come state? Volevo chiederti, come si comporta un nato? No, non ho mai provato quel particolare nato, ma in generale il nato, se poi lo lavi bene... lo riporto di nuovo in settimana, Simone, grazie. Lo riporto esattamente... mercoledì. Mercoledì sera, dovrei farcela. Dicevo, il nato, qualsiasi orologio, qualsiasi cinturino nato, se poi lo lavi bene, il sale non finisce per seccarlo. Ovviamente se vai tutti i giorni col nato e non lavi l'orologio, ti ritrovi veramente una pelle di lucertola, secchissimo. Se lo lavi, lo risciacqui con acqua dolce, un nato qualsiasi, di buona qualità, va bene anche al mare. Buonasera. I popcorn, esatto, sì, mercoledì faremo qualche partita diversa, magari una modalità diversa, tipo cattura la bandiera o robe simili. Potrebbe diventare un appuntamento fisso, il mercoledì su gaming. Buonasera Bombolone, buonasera Rick. Come state ragazzi? Oh, guarda quanti nuovi follower, ma che meraviglia. Ma che bello, siamo a 500 follower su Twitch ragazzi, 500, e la cosa mi rende molto felice. Ciao Marco, cosa ne pensi di nuovi Alpinist? Ottima domanda Luca, siamo qui apposta per discuterne. Sono apparse oggi le foto, credo siano... Giaca, benvenuto nella Wrist Addiction. Però peccato che non sento l'audio. Non sento l'audio. Questo è perché... Ah, eccolo qua, altoparlanti, ora dovrei sentirlo. E anche Salsiccia, benvenuto nella Wrist Addiction, esatto, lo sento. Allora, stavo dicendo, siamo qui apposta, io credo siano apparsi su qualche sito giapponese o roba simile. Matex, benvenuto nella Wrist Addiction. Io l'ho visti su Facebook, su un gruppo, su Seiko Passion Italia, condivisi da uno che li vende. E adesso li prepariamo e uso l'Elgato. Ah, po' che figata. Allora, vediamo un attimo.
Probabilmente il modo migliore che ho è andare direttamente nelle mie storie Instagram, perché lì li ho già salvati e ritrovarli non sarebbe semplicissimo. Allora. Eccoci qui ragazzi, siamo online in orario. Questa qui non è la storia che volevo vedere. Allora, parliamo un attimo di nuovi alpinist. E non solo di nuovi alpinist. Io direi che qui posso mutare. Allora, intanto sono uscite un po' di cose, sia cose che mi piacciono, sia cose che non mi piacciono per niente, ragazzi. Questo, come potete vedere, è un sumo con trattamento nero. Credo sia un PVD. Questo è molto gradevole, perché non c'era ancora un sumo per quel tipo di utenza che cercava, che cerca l'orologio nero. Io, di gusto, odio l'orologio nero. Questo tipo di orologio, ecco, mi piacciono molto di più le casse tradizionali acciaio, color acciaio. Però è molto gradevole, devo ammetterlo, questo qui è molto gradevole. È un classico sumo, dovrebbe avere il calibro 6R35 con 70 ore di riserva di carica, signor orologio. E quindi questo non è un'enorme novità. Andando avanti, ho visto questo e qui il diametro è quello classico del sumo e presumo sia identico a questo. Questo qui è l'SBDL061, Welcome to the Sumo Graph. Sumo Graph, questo qui. Almeno lo chiamano. Non ho idea di quale sarà il nome effettivamente. Ha la riserva di carica, è un carica solare in cassa sumo e questo proprio non mi è piaciuto. Oddio, cioè significa proprio fare un mix di un orologio gradevole che c'era prima e infilarlo in una cassa bellissima che però era una cassa di un automatico. E mi sembra un po' una fusione un po' mal pensata, sinceramente potevano fare molto di meglio secondo me qua, e devo essere super sincero, non mi piace, terribile, perché di fatto c'era già un diver di Seiko Chrono 200 metri, era molto bello, non mi ricordo la referenza, ma il sumo è il sumo, cioè è come fare la cassa del Turtle quarzo Chrono, a caso, proprio questo proprio a caso, proprio non mi piace, brutto. Andando avanti, il meraviglioso, meraviglioso, e qui la lente mi piace parecchio, Seiko Alpinist, la referenza non me la ricordo purtroppo, SBDC0, non me la ricordo, logo Prospex sul quadrante, non troppo invasivo, logo Seiko molto grande, e 20 bar in rosso, molto gradevole, proprio come il Red Alpinist, quello vecchio, esisteva già un Alpinist nero in passato. Calibro dovrebbe essere appunto il 6R35, fondello a vista e lente magnificatrice. Lente magnificatrice d'ore 3 sulla data, interessante. La lente non stona, però io continuo a dire che secondo me con il... Ve lo sposto appena appena. Secondo me con un bellissimo fondello lavorato in acciaio sarebbe stato solo meglio. Comunque il logo Prospex qui non sta male, devo dire la verità. È ben posizionato. C'è ancora da capire per quale motivo continuino ad allargare la famiglia Prospex. La vogliono allargare certamente a tutti i modelli sportivi. Però ormai era quasi identificativa dei diver. Quindi un po' un peccato che l'abbiano sottocategorizzato Prospex, secondo me. Però il logo non è brutto da vedere. E la scritta rossa è veramente molto bello. Infatti tra tutte le reaction che ho avuto oggi nelle storie, questo era proprio al centro dell'attenzione. Tutti, mi hanno detto tutti che era bello e pochi che era brutto. Andando avanti, identico, panna. Praticamente è lo stesso colore, credo, del Sarb 035, ma con configurazione Alpinist, stesso discorso di prima. Quindi lente magnificatrice, fondello a vista, per gusti diversi. E bello, questo qui credo uscirà prestissimo, insieme a... queste qui che in realtà già le conoscevamo, ma sono vere foto queste. E prima erano solo render. Questo poi, questo è tragico. Questo secondo me... Cosa ne pensate? Voglio sentire prima il vostro parere, prima di dire qualsiasi cosa. Seiko Turtle con la lente sul Day-Date. Voglio vedere le vostre considerazioni. Dopo questo in realtà non c'è più niente di nuovo, a parte altri colori presentati, e quindi torniamo a noi.
voglio vedere i vostri commenti. Benvenuti a tutti quelli che sono entrati, 70 persone, wow, benvenuti ragazzi, ciao. Allora, che diametro hanno? Ti ho risposto prima, sono gli soliti di prima. L'Alpinist sarà un 38, il Sumo un 45. Allora, il logo Prospex sull'Alpinist è inguardabile. Marco, concordo in parte. Buonasera Marco, sono molto indeciso tra vecchie e nuove... Dakar, per favore, ti chiedo di farmi questa domanda dopo. Ora stiamo parlando dei nuovi Seiko. Il nuovo Alpinist costerà un bel po' di più del vecchio Alpinist. Credo si posizionerà sui 600 euro. Allora, pareri su Christopher Ward, ti rispondo più tardi. Rifammi la domanda, per favore. Allora, meglio bianco, dice Christian. Ma perché continuano con i fondelli a vista? Shets, perché il fondello a vista piace tanto al neofita, è molto bello da vedere. Di fatto il 6R35 è un bel calibro. Però io avrei preferito un fondello chiuso. Visto dalla foto fa cagare. Carlo molto molto sincero, bello trasparente, ok? Ma anche no, magari dal vivo è meglio. Quello nero, l'Alpinist nero, vi dico la verità, mi attizza. Master Orologiai... Si sente qualcosa? Maserati. Penso si sia sentito. Ah sì, certo, c'è la cassa. Maserati. Ok, Massimo Orologiai Maserati dice: ciao Marco, possiedo un Moonwatch? Ti rispondo più tardi. A dir poco invasiva la scritta Prospex. Nel dubbio scolliamo la lente. Si potrebbe fare senza problemi o no? Alessio, non ti so dire. Non ti so dire se è una lente... Oddio, non so se è un vetro zaffiro lavorato con la lente bombata o una incollamento. Forse è incollata, ma non te lo so dire così. L'unico orologio a cui si spera di rompere il vetro. Ci sono voci che nel 2020 il listino Rolex aumenti del 6%. Ghost, mi è arrivato poco fa una notizia su Telegram di una screenshot di un forum dove parlavano di questa cosa. Non è una sorpresa, Rolex aumenta i listini, l'anno scorso non mi ricordo se sono aumentati, ma è una tendenza classica quella di aumentare i listini, ed il 6% non è così tanto. Non è così tanto per niente, se ci pensi. Avrebbero potuto aumentarli del 10%, però sarebbe stato veramente terribile. Carlo, Costanza, wrist check, il mio nuovo, SKX007, questo qui me l'ha donato oggi mio padre, questo è il suo SKX007. E ce l'ha da tanti anni e me l'ha regalato oggi a tavola, così. E io sono rimasto un po' di sasso, però l'ho preso e sono scappato. A me non piace la lente in generale su quei modelli, quella del Turtle inguardabile. Io concordo sul fatto che la lente non sia sempre una scelta azzeccata, soprattutto su una finestra day date, è troppo invasiva. Ci abitueremo di sicuro, però a me non piace, non mi piace per niente. È solo un vetro, per carità, ma è il vetro originale, caspita. I dial dei vari FOD, Pierre, che a dir si voglia, come sono di qualità altissima, Marco, sono di altissima qualità, c'ho qui sotto il FOD, te lo descrivo a voce. Qualità Hamilton, secondo me qualità Hamilton, probabilmente un filo meglio di Hamilton, se devo dire la verità, perché gli indici e le stampe sono applicate in modo impeccabile. A livello, secondo me, senza stare lì ad aver paura di dirlo, qualità Hamilton Mido. Come qualità di costruzione dell'orologio. Poi quello che ha dentro è un altro discorso, che costa meno il Seagull, ma questa è la qualità. Qualità Swiss Made da 500-600 euro di orologio. Se parliamo di un cronografo o roba del genere in Svizzera, non esiste. Non esiste. E lo possono confermare tutti i possessori e quelli che l'hanno ordinato, i felici possessori. Io il FOD me lo tengo stretto. Purtroppo il Piero Paolino se n'è andato via dopo 3 giorni, l'ho già venduto perché lo voleva uno del gruppo d'acquisto, perché era già terminato l'Inverted Panda. Ok. Tony Steele, cosa ne penso di questa referenza di Tissot? Vediamo un po'. Mamma mia, bellissimo. Questo qui è uno dei Tissot. Tra l'altro, se mai capiterà ancora una collaborazione tra me e la Maison, sarebbe proprio uno di quelli che mi piacerebbe avere. Che mi piacerebbe avere, provare e recensire collaborando con Tissot. Powermatic 80 con spirale in materiale tradizionale dovrebbe essere. Questo qui ha lo scappamento in silicio, se non erro, la molla di carica sottigliata, 80 ore di riserva di carica, bello orologio,
molto molto bello, proprio il quadrante è spettacolare e secondo me proprio su questa referenza, così come sul C-Star, il logo Tissot grosso così e dritto così con quel font non sta male, perché forse si sposa bene con i numeri romani e trovo si sposi anche molto bene con la scritta Powermatic 80 sotto, in netto contrasto con le Locl. Questo io lo trovo veramente ben riuscito, lo devo dire. E a questo prezzo, 4,70, va in diretta concorrenza con il Visodate. Probabilmente è un filo meglio del Visodate, a livello tecnico, perché ha tante ore di riserva di carica, no? Le conosciamo. Probabilmente, ecco sì, anche il fondello è un po' più bello, il fondello del Visodate è più semplice, è molto, molto basico. Bello orologio, mi piacerebbe tanto recensirlo, ecco qua. Mi sta tornando troppo utile il paddino lì. Grazie Manu. Allora. Marco, sono andato a vedere da un orologiaio. Chiedo a tutti quelli... Continuo subito. Chiedo a tutti i ragazzi al quali non ho potuto rispondere prima di rifarmi la domanda perché eravamo in tema Seiko. Marco, sono andato a vedere da un orologiaio un orologio e mi mette il Citizen Pro Master a 225 euro. È buono come prezzo Amazon. Ciao tuo cugino. Sì, tuo cugino. Su Amazon lo trovi a meno. Dipende quale referenza, se parli del Pro Master automatico, l'NY vari, su Amazon, sì, lo trovi a 20 euro in meno, ma io ti dico, allora, se lo prendi su Amazon, prendilo dal mio referral, ma se vuoi avere un servizio clienti, se vuoi avere un post vendita, un'assistenza per qualsiasi tipo di problema, e comunque avere un rapporto con il tuo orologiaio, compralo lì, per 20 euro in più, dai lavoro a una persona fisica, a un negozio, e ha comunque un mestiere che quasi nessuno porta più avanti, quindi è normale che debba campare. 20 euro in più non ti cambiano la vita e veramente poi ti instauri un rapporto che poi se inizi ad avere anche altri orologi da riparare lui ti... capisci, no? Compralo lì se è un vero orologiaio, se invece è un negozio normale vedi un po'. Ciao Marco, possiedo un Moonwatch, grazie per averla riscritta. Vetro Plexiglas Plexi e fondello a vista in zaffiro. Ah, 1863. Secondo te, senza scatola e documenti, a quanto posso venderlo? Senza scatola e documenti, 1863? 2,8? 2,6, 2,8. Ciao Marco, cosa ne pensi del Bulova Lunar? Lo adoro, Stefano. E probabilmente verrà in recensione a gennaio. La lente magnificatrice, Christian, molto semplicemente ingrandisce la data rendendola più leggibile. Una lente di ingrandimento. Su un noto forum, qualcuno ha postato una foto dell'Alpinist 2020 di al nero numeri oro. Bellissimo, ma non so se è vero. Ah, mandami la foto, Andre. Cercherò di dirti se è vero oppure è un photoshoppamento. Ci possiamo provare. Cosa indosso? Ho risposto prima, indosso il mio SKX007, appena arrivato, in realtà era già in casa da tanto tempo perché è l'orologio di mio padre, me l'ha regalato oggi, il suo vecchio SKX007, la battaglia. Allora, cosa ne penso dell'Omega Seamaster Cosmic 2000 Diver? Allora, Fede, andiamo a cercarlo. Allora. Omega, aspetta, prima lo cerco. Omega Seamaster Cosmi 2000 Diver. Bellezza. Allora, vediamo se riesco a trovare una foto. Mizzica, bellissimo. Bracciale integrato, anni 70. O forse più anni 80, mi sa, questo qui. Bello, bel pezzo. In realtà mi piacciono tutti i Seamaster Cosmic, è una famiglia molto interessante. Guardate che razza di coroncione. Guardate che spettacolo, la corona grossa, bella, importante. Come movimento non ti so dire quale ha. Posso provare a fare una piccola ricerca adesso. E anzi, la facciamo subito. Torniamo qui. Vediamo un po' se lui stesso fornisce una foto del fondello aperto. Assolutamente no. Possiamo provare a cercarlo manualmente. 2000 movement. Vediamo un po'. Ah, cacchio. Non si trovano foto del movimento. Su Pinterest. Adesso rispondo, ragazzi, un minuto.
purtroppo, ecco, se mi trovate le foto di questo movimento ve lo faccio vedere, altrimenti divaghiamo e perdiamo tempo. Bel pezzo. L'orologio si indossa a destra o a sinistra? Sì, tuo cugino, l'orologio non è importante dove lo indossi, l'importante è che ti stia comodo. In realtà, se la corona è posizionata a destra, un motivo ci sarà. Molto probabilmente, se non è un dato di fatto, i pulsanti crono, la corona e tutto ciò che concerne la regolazione di un orologio viene posto di solito sulla destra, perché la maggior parte delle persone è destrorsa. Di conseguenza, se vuoi caricare l'orologio e stai facendo altro, ti metti così e lo carichi, oppure muovi l'ora senza doverlo togliere. I pulsanti crono lo fai partire così. Sarebbe un po' scomodo caricare l'orologio a destra se sei con la sinistra e non... cioè, capito, E infatti gli orologi per mancini hanno la corona a destra, a sinistra, scusa, te li tieni a destra, e dato che la mano forte è la sinistra, regoli con la sinistra, e comunque per caricare, mettere in ora, no? Ma allora salsiccia è un nudo e crudo senza scatole e garanzia. È un moonwatch senza scatole e garanzia. Considera che orologi del genere tra privati completi si trovano anche a 3.000, 3.200. Ed è già troppo, secondo me. 3.200, sì. Ma nudo e crudo 2.800. Cioè, non lo troverai mai su Crono 24 a un prezzo così, ma tra privati, nei mercatini, è quello il prezzo. Io mi ricordo un amico che ha comprato un 1861 full set a 2.800 full set un anno fa. Pareri su Christopher Ward. C5 Automatic con cinturino in pelle, quadrante bianco. Stegara, ti rispondo immediatamente. Christopher Ward, allora, Christopher Ward. Christopher Ward, C50. No, C5 Automatic con cinturino. Sì, non è importantissimo il cinturino. Ok, il quadrante bianco. Paul, benvenuto nella Wrist Addiction. Ecco qua, la scena bro. Minchia che bello. Con quadrante bianco e cinturino in pelle. Eccolo qua. Minchia che bello, che bomba. Minchia che mina. Vediamo se riesco a dezoomare appena appena. Eccolo, mamma mia. Non riesco a... purtroppo non riesco a girarvelo. Se no ve lo girerei con piacere. Girate voi la testa per così. Molto classico, lancette azzurrate, molto molto figo, e dovrebbe avere dentro un sellite SV200, potete notarlo dal posizionamento del datario, che è molto molto decentrato, e questo è un dettaglio che avrei evitato. Probabilmente ha un diametro bello sostenuto, sarà un 40 mm, forse anche di più. Vediamo un attimo lo vediamo subito il diametro. Perbeni, benvenuto nella Wrist Addiction. Allora, no, 39 mm, 39. Caspita, com'è decentrato comunque. 39 mm, strano un datario lì con un 39 mm. Vediamo il movimento. Ah, infatti c'è... no, solo da 39. Eh sì, è un sellita SV200. È un sellite SV200, forse la foto inganna un po'. Comunque il datario è posizionato molto molto al centro. Bello orologio. Il prezzo è... che... ecco, mi è partito. Il prezzo è 495 sterline fino a 580, probabilmente con configurazioni di bracciale, credo. Sicuramente non è un orologio economico, ma Christopher Ward ci ha abituato a standard di qualità molto alti, e di conseguenza, secondo me, vale tutti i suoi soldi. Da nuovo, ovviamente, nello street price il prezzo droppa, che non avete idea, su questi orologi. Buonasera Marco, sono molto indeciso tra vecchia e nuova referenza tra Hamilton Khaki Meccanico 38. Aiutami, l'affidabilità del movimento è equivalente? Allora, non ti posso dire quanto è affidabile il nuovo movimento a 80 ore. Non te lo posso dire perché è un movimento giovane. Se vuoi stare tranquillo e avere la certezza assoluta di un movimento rodato, prendi quello vecchio, con 42 ore di riserva di carica, come il mio. Non puoi paragonare l'affidabilità di un movimento storico come il 2801 ad un movimento nuovo che ancora deve essere testato, che sulle nuove referenze magari verrà tirato
come se, vorrà calibrato meglio, calibrato il tiro, stretto di qua, limato un pochino per spostato leggermente la ruota per evitare il carico troppo pesante sulla molla, non lo sappiamo. Quindi è un movimento nuovo, non lo sappiamo, non te lo posso dire. Se vuoi l'assoluta certezza, vecchio. Ciao Marco, sto cercando un bel diver stile vintage 40 mm Oris da Mid Ocean Star Tribute. Allora, Mido versus Oris, bellissimi entrambi, ma io ti dico, prendi il Mido Ocean Star Tribute. Se me l'hai citato vuol dire che già lo conosci. Il calibro è il Powermatic 80, tra l'altro mi riaggancio prima, è un movimento tra virgolette nuovo, scopriremo solo avanti come si comporteranno, per ora si comportano molto bene, però esteticamente è una bomba. C'ha quei cornini di protezione sulla corona che sono meravigliosi. E anzi, se non lo conoscete ancora, ragazzi, male, ve lo faccio vedere subito. Mido Ocean Star Tribute. L'ho visto in vetrina a Lugano. Mamma mia, bellissimo. Eccolo qua, spettacolare. Ma che meraviglia di orologio. Che meraviglia di orologio. Cioè, non è fantastico, ragazzi? Cosa ne pensate? Io trovo sia bellissimo. Ben riuscito... Ghiera cioè inserto in alluminio, credo sia in alluminio o in ceramica. Dalla lucentezza non riesco a capire, almeno da queste foto, se è in ceramica. No, è in alluminio. Eccolo qua. Cosa ne pensate? I diver non sono tutti uguali, Christian. Bisogna capire che i canoni classici sono quelli, certo, un po' si rifà come ghiera, come inserto al sub di Rolex, ma tutto il resto è completamente originale. Troppo lucido, posso assolutamente darti ragione. Troppo lucido, hai ragionissima. Però è molto bello, molto bello. Eccolo, l'alpinist che Andrea ci diceva prima, l'ha trovato. Allora, 6R35, sai che non ti so rispondere perché non sembra un photoshoppamento. Allora, non te lo so dire, a me così mi sembra vero. Però dato che ancora non conosciamo tutti, cioè in realtà credo abbiano già presentato tutte le referenze. Però non si sa mai. È molto bello. Però vabbè, cambia ben poco rispetto alla versione, all'altra versione, in effetti. Ciao Federico, buonasera, benvenuto. Allora, torno a voi, vi leggo tra un attimo. Marco, ho ritrovato da poco il mio orologio della comunione. Oh, bello. Un Sector 32 mm diver 200 metri con vetro zaffiro. E aprendolo ho visto che ha pure 7 rubini il movimento al quarzo. So che non è comunque un granché, però mi ha sorpreso. Tu che dici? Tazzi, Andrea, è sicuramente in condizioni di NOS, quindi chissà che emozione aprirlo, perché non l'avrei usato molto, immagino. Diver 200 metri quarzo per un bambino è qualcosa di speciale. Io sai cosa ci farei? Lo regalerei di mia volta ad un altro bambino per far sì che un bambino finalmente se lo goda anche dopo tanti anni. 200 metri è un diver o un crono 200 metri? Però 32 mm, che figo, 32 mm piccolo. Ciao Marco, con un budget di 1500-1600, cosa mi consigli come everyday watch sui 39? Sui 38-39 mm Nomos tangente. Bello. Dacci un occhio. Vado a studiare che domani ho l'esame. Ciao Federico. Buon esame. Anche la mia ragazza domani ha l'esame all'università. Che orologio consiglio per un neofita? Gigi, ho fatto 1000 video a riguardo. Vai a vedere il mio episodio, la top 10 dei migliori orologi per ragazzi giovani e neofiti. Allora, Giorgio sta spammando un link di Panerai. E lo apriamo subito perché, ecco. Scusa il ritardo, ma eccolo qua.
Questo qui cos'è? Il PAM, quello in bronzo o in oro giallo? Non riesco a capire. Oro rosso. È in oro. Non riesco a... Eh sì, è in oro. Dal prezzo. Eccolo qua. Allora, non è il mio genere. Ammetto che è molto carino il Panerai Submersible. Però, caspita, un orologio del genere io lo trovo un po' pacchianello. Anche se 42 mm non sono così grandi. Comunque un lingottino d'oro del genere non te lo regalano, chiaramente. Sicuramente a livello tecnico è molto valido. Però, come si fa? È molto difficile comprare un orologio del genere. Devi avere tanti, 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 tanti orologi e tanti, tanti soldi da investire, perché deve essere uno dei tanti. Perché una persona normale, spendendo 26.000 euro, ci deve pensare un po' quando compra un orologio. Se poi magari se ne stufa, se vuole rivenderlo. Questo orologio non lo rivendi mai. Mai. Ecco qua. Gira l'immagine. Perché il movimento? Sì, il movimento di manifattura Panerai, bellissimo, certo, ma costa comunque 26.000 euro. 82! Ciao ragazzi! L'Orient Kamasu ne ho parlato in ogni live, Giova. Ne parleremo prestissimo in una recensione. Stai bello tranquillo. Ciao Carlo, non ha importanza l'orario al quale arrivi. Non ha importanza. Allora, in merito al mio messaggio di prima, Marco, volevo metterci una maglia Milano da 16 mm, cambiare la batteria. Grazie, Gabriele, ogni volta dico ti leggo, ma non è vero perché non lascio mai testi. Grazie mille, come sempre. Ormai è una cosa fissa, un investimento vero su di me e sul canale, grazie. Allora... Ormai questo ragazzo è diventato questo uomo, questo non ti ho ancora visto in viso, questo uomo, questo signore, questo ragazzo è diventato uno dei più grandi sostenitori del canale. Ogni live, Patreon, grazie. Allora, dicevi, 16 mm, cambiare la batteria e portarlo ogni tanto. Magari lo regalerò a mio figlio in futuro, chi lo sa. È meraviglioso. È un'idea fantastica, però difficile mettere su un polso adulto un 32 mm. Magari lo puoi guardare come collezione, facendoti tornare alla memoria qualche ricordo, magari. Però io, ad esempio, ho trovato un NOS, un Braille, un orologino di poco conto. Però è NOS, l'ho trovato nell'armadio, non lo metterò mai. Lo guardo per ricordo, anche se non ho nessun ricordo legato adesso. Lo guardo perché dico, oh, lo tengo così. Però non mi ricordo nulla, probabilmente me l'hanno regalato al battesimo o robe simili. Ciao Marco, cosa ne pensi dell'Omega Seamaster Memomatic anni 70? Il Memomatic... non mi ricordo che modello è. 85! Benvenuti ragazzi! Cosa fate così tanti qua? Allora... Devo mettere più suoni nell'elgato. È lo svegliarino. Credo sia lo svegliarino. Dovrebbe essere uno svegliarino. Sì. Di questo qua ne ha parlato Maurence Monke in un video poco tempo fa. Guardate che meraviglia. Bello, eh. Il disco dentro dovrebbe essere il fissaggio della sveglia. E mentre il pulsante a ore 2 e mezza regola il funzionamento della complicazione. Un orologio meraviglioso. Questi qui veramente si trovano a prezzi ancora super abbordabili, perché sono usciti in un periodo in cui avevano delle forme molto particolari. È una complicazione che non molti cercano, e quindi trovarne uno in buone condizioni si fanno ancora ottimi affari, se ben revisionati, eccetera. Sono movimenti abbastanza particolari. Però wow. In effetti mi manca proprio uno svegliarino in collezione. Mi manca. Buonasera a tutti ragazzi, se non ho salutato qualcuno mi dispiace, ma... Allora, Hamilton in gioielleria... Ma guarda, i prezzi in gioielleria puoi sempre ottenere anche un filo di sconto. Vediamo che referenza è. Ah, è il Kaki Mechanical Date. 400 euro in gioielleria... Secondo me puoi tirare giù ancora un po'.
Puoi tirare giù ancora qualcosina da questo orologio qua, magari un 10% te lo fanno, lo porti via a 3,60, 3,50, quel che l'è. Ma che cazzo? Questo lo sta vendendo a 4.450.000 euro. Molto bene. O sto leggendo male io? Boh. Poi tra l'altro è il sito di Hamilton, vabbè. Molto carino, molto carino. Questo qui c'ha un nuovo movimento ormai, stesso discorso di prima. Bello, 38 mm, cassa sabbiata, indistruttibile a livello di robustezza. Poi il movimento lo scopriremo, ma bello. Cerca di ottenere un bello sconto e in ogni caso il prezzo di listino, cioè il prezzo da 400 euro in gioielleria è comunque molto ottimo, è molto buono perché è il prezzo di Amazon. Allora, cosa ne pensi, Christian? Guardiamo insieme di cosa si tratta. Perché ci casco sempre? Perché? Perché ci casco sempre? Certo, ormai è diventato un meme, ci ho pure fatto l'audio. Cioè, se io vi istigo a mandarmi Maserati e poi metto l'audio... metto il pulsantino... Cioè, guardate che meraviglia questo strumento. Cioè, ho messo il logo della Maserati qui, ci clicco... Maserati. E dice Maserati, cioè mi sono messo io stesso a registrare, quindi non posso lamentarmi. Non posso lamentarmi. Marco, a quale prezzo di mercato si compra lo Speedmaster Moonwatch doppio zaffiro in questi giorni? Ogni giorno che passa vedo i listini aumentare. C'è un po' di confusione riguardo i listini di Omega. In questo periodo si parla di aumenti, anche lì. Allora, un doppio zaffiro usato... Come nuovo, tranquillamente ha un 20% di sconto dal listino. Tranquillamente. Quello è il prezzo. Nessuno vende un Moon al prezzo di listino fuori mercato. Cioè, fuori conce. È impossibile vendere un Omega a prezzo di listino fuori. A meno che un'edizione limitata fuori produzione particolarmente ricercata. Ciao, sono una studentessa universitaria? Non lo so, Zoff. Dimmelo tu. Ho trovato un Eterna anni 50 calendario completo a 500 euro. Giorgio, guarda le condizioni, guarda la coevità, non sono pochi soldi. Per un vintage sono una spesa considerevole, ci sono tanti orologi comprabili a quei soldi. Non credo sia un crono a quella cifra, naturalmente. Ragazzi, qualcuno mi spiega per favore cosa sono gli orologi... Fumagazzi. Cosa sono sti benedetti orologi Fumagazzi? Spiegatemelo. So che è tipo una campagna pubblicitaria, una specie di trollata, ma tutti me lo stanno chiedendo. Tutti. Quindi spiegatemelo, per favore. Pelagos, Carrera o Speed? Carrera. Io dico Carrera per uscire dall'orticello dei classici, ormai col nuovo calibro di manifattura che è uno spettacolo di movimento. Sono quelli fatti dallo Zoddy 105, i Fumagazzi. Ok. Sono veri. Esistono. Sono una studentessa universitaria e sto realizzando una tesi su questo settore. Puoi darmi una mano? Posso provarci? Puoi provarci magari guardando i miei video sulle storie degli orologi o... i miei domande e risposta dove parlo un po' dell'industria ogni tanto. Però non posso darti una mano diretta, purtroppo. Mi piacerebbe aiutarvi ognuno di voi, ma non riesco fisicamente. Arterego, buonasera e benvenuto nella Wrist Addiction. Vorrei realizzare un questionario. Fallo sul mio gruppo Telegram. Ti affascina il mondo degli orologi? Allora, mi piacerebbe sapere l'opinione dei tuoi iscritti. Fallo pure sul gruppo Telegram, sei autorizzato a farlo. E fatti fissare dagli admin in cima il questionario, o comunque tutto quello che vuoi fare.
fallo, ma non è questo il luogo purtroppo. Omega Speedmaster Reduced anni 90 a 1800 euro senza documenti. Prezzo onesto, è un prezzo di mercato abbastanza decente. Se parli di un Reduced classico quadrante Moon, stanno salendo parecchio. C'è chi chiede anche di più, però bisogna vedere che tipo di referenza è, perché se no ne hanno fatte parecchie, non sono tutti uguali. Con che sapone lavo il mio orologio e ogni quanto? Io ho appena preso Salva 035 grazie a te, grande Christian, ottima scelta. Vedrai che è un ottimo orologio e ti sorprenderà. La recensione del Commandirsky, ottima idea, mi hai dato un'ottima idea per comprarne uno e recensirlo. Però ho già recensito l'Amphibian, quindi di conseguenza l'opinione che ho di Vostok dovrebbe essere già pubblica. Allora, il sapone che io uso per lavare i diver, ad esempio oggi ho lavato l'SKX, l'ho lavato con il sapone per le mani, tranquillamente, l'ho sciacquato tutto con l'acqua tiepida, poi passato con il sapone fino a far tanta schiuma e lasciato a mollo in una bacinella con l'acqua a bagnomaria con acqua tiepida. Va benissimo quello, ma invece se parli di orologi non diver non vanno lavati perché rischi di far entrare l'acqua dentro, tipo il Sarb 035, 100 metri, 100 metri un paio di palle secondo me, non devi metterlo in acqua, soprattutto acqua saponata, perché rischi di fare enormi danni. Poi può darsi che li supera, che la supera l'acqua, però io non lo farei, quindi stai attento. Piuttosto, veramente, se ti capiterà una volta ogni morte di papa di lavarlo, un orologio elegante, perché non è un everyday watch, tipo questo che mio padre ce l'aveva addosso da tutti i giorni, e veramente, a parte le docce ogni tanto e al mare, non lo lavava spesso, quindi c'era un po' di sporco, l'ho lavato. Però è un diver, quindi è fatto apposta per essere lavato e bagnato. Un orologio elegante non va lavato. Non vanno lavati, vanno fatti, vanno puliti, magari dove c'è dello sporco grossolano, e fatti lavare dall'orologiaio che tira via il movimento. Cosa ne pensi di questo panda su eBay? Ottimo, bravo, sei venuto nel posto giusto per scoprire che il quadrante è aftermarket. Lascialo dov'è. Ti dico subito perché il quadrante è aftermarket. È assolutamente un quadrante aftermarket di altissima qualità, ma è un quadrante after. Vedi i dot, vedi i dot di luminescenza? Gentile? Sono tutti verdi. Ed è sbagliato. Anche le lancette credo siano after. Sono un po' troppo bianche rispetto al quadrante. Il quadrante, il fondo metallico e i subdial sono fatti da Dio. Cioè, dei falsi così, se li avessero messi sul mercato qualche anno fa... Lucas, benvenuto nella Vrist Addiction. Se l'avessero messi sul mercato anni fa così... Tipo uno su tanti, nessuno avrebbe detto che era un after, perché erano veramente, sono veramente fatti bene. Ma è falso. Perché, te lo dico perché, leggermente si capisce dalla luminescenza che ha, dalla lucentezza della scritta Seiko, dal font di questa scritta Japan 8138 qua, i subdial sono praticamente perfetti, ma i dot di luminescenza sono troppo verdi. E vediamo se riesco a fartelo vedere. Ora, cioè, li facevano talmente grossolani e brutti, ma rimangono verdi, vedi? Puoi notare che hanno un verde troppo, 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 che non c'entra un cazzo. Quindi, niente, non è un relumed, non è un ritriziato, è after, lascia perdere. E per avere un po' di completezza, vediamo un po' il resto dell'annuncio, per vedere un po' cos'altro ha di sbagliato. Purtroppo ne stanno circolando talmente tanti, perché prima era pieno di carcasse, ora montate con questi quadranti, e la gente se li sta comprando! La gente se li... Guardate, 700 euro per un orologio col quadrante after. Però ha il bracciale originale. Ok, è braccialato originale. Questo è il suo bracciale, un po' lucidato. Però almeno è il bracciale originale. E i finali... dovrebbero essere suoi, dovrei controllare meglio. Però aspetta, non mi convince troppo manco il bracciale. Allora, da queste foto il bracciale sembra corretto, ma in questa foto qua la parte dietro mi sembra dorata. Quindi non vorrei sia un bracciale della referenza acciaio oro, lucidato e con la parte dorata tirata via. È un casino. Non comprarlo, non offrite...
è un Frankenwatch. È after, maestri, te lo garantisco. Come diavolo si fa a montare un cinturino mesh? Non riesco a infilare il perno. Col cuoio il cinturino lascia spazio allo strumento, ma il metallo resta... Allora, Marco, ti serve uno spernatore più sottile. Oppure un coltello da... un coltellino svizzero molto molto sottile. Mastri orologiai Maserati. Ti garantisco che è aftermarket. Vai a controllare un po' su eBay, noterai delle luminescenze verdi su un sacco di quadranti. Non è ristampato, non è ritriziato, è after. E non è l'unico dettaglio diverso. Dovrei fare veramente un video con delle macro. Li stanno facendo veramente belli sti quadranti, purtroppo, per i collezionisti che se la beccano nel culo. E questo si ripercuoterà sulle quotazioni del Panda vero, perché sta salendo anche per colpa di queste aste farlocche. Precisione effettiva vostro Canfibian, di fabbrica può darsi che perdano o guadagnino 30 secondi al giorno, però se li fai regolare vanno come dei COSC, perché sono dei muletti molto robusti, semplicemente non vengono regolati dalla Maison, li mettono dentro così e bliet! E minchia, un altro audio che devo mettere è su Cabliet, e qualche audio tipo russo ignorante. Quindi ecco, se li fai regolare ho sentito che vanno veramente veramente bene. Ma quanti siamo, ragazzi? Quanti siamo? No. Ah, 92, è vero allora. Effettivi. Bella. Ah. Consigli per per futuro acquisto. Seiko Alpinist o Hamilton Khaki Field 38? Sono due orologi molto diversi, entrambi Field Watch, ma con anime molto diverse. Uno è un più versatile, elegante. Se parli del Sarb 017 o dei nuovi Alpinist. Il Khaki Field 38 Auto è un orologio meno versatile, probabilmente molto più sportivo. Bellissimi entrambi, non si sovrappongono, però probabilmente un orologio, se finisci per usare l'Alpinist quando vai in gita, smetterai di usare il Khaki. Non si sovrappongono come stile, ma come utilizzo probabilmente sì. Miglior crono, 200-300 euro. Non smetterò mai di dirlo. Qualsiasi orologio, vi faccio sentire il movimento. Qualsiasi orologio con il Sigul ST19 dentro. Meglio ancora quelli con il collo di cigno, perché hanno una regolazione di fabbrica eccezionale. Eccezionale. Quindi il FOD, quindi Pierre Polen, quindi Sigul 1963 e compagnia bella. Tutti validissimi orologi. Confermato. 100, dai che ce la fa. Allora ragazzi, se siete in live, non uscite, dobbiamo arrivare a 100, perché ce la dobbiamo fare. Si può montare un Jubilee su un Turtle? Assolutamente sì, Giorgio. Sì. Non so se quello dell'SKX fitti bene dentro la cassa Turtle, ma ci compri un bel Jubilee aftermarket di Strapcode e diventa intanto un altro mondo di orologio, più bello, più qualitativo, più pesante, più massiccio. E ci sta anche molto bene, secondo me il Jubilee è la morte sua. Pierino Paolino. Oltre al gruppo, dove si può comprare il Pierre Polen? Probabilmente andrà forse su AliExpress, forse, ma il prezzo migliore lo trovi sul gruppo, Andrea. Il prezzo migliore al mondo attualmente è sul mio gruppo d'acquisto. Sul gruppo d'acquisto mio, di Pierpaolo e di Giulio Condorelli. Anzi, il gruppo è di Giulio Condorelli, perché sta facendo tutto lui, grazie Sant'Uomo Giulio. 400 cristiani dentro lì, li sta gestendo tutti da solo. Sta facendo l'Excel, sta ricevendo i pagamenti, sta gestendo tutto, sta distribuendo i tracking, cioè... Dovremmo tutti ringraziarlo. E ragazzi, 91 persone simultanee devono diventare 100. Il gruppo Telegram non puoi cercarlo, perché c'è il link per entrare dentro la mia recensione. Vai nella mia recensione su YouTube del Pierre Polen, vai sotto e lo trovi immediatamente. Trovi il link per entrare nel gruppo d'acquisto. Quanto costa un Jubilee per il Sarb 035?
Ojfe FCE, benvenuto nella Vrist Addiction e buonasera. Allora, il jubilé per il Sarb dipende quale cerchi e quale qualità cerchi. Se cerchi un aftermarket basico, magari con dei finali che riesci ad adattare piano piano con un po' di malleabilità e li mando un pochino, spendi 20 euro. Se vuoi un jubilé più di qualità, spendi 100 euro. Magari uno Strapcod o magari un Watch Geco o roba del genere. Ci sono diverse qualità di bracciali after. Se vuoi spendere poco, spendi poco. Se vuoi spendere tanto e avere un bello orologio al polso, spendi un po' di più. Ma un crono su quella cifra, con un design diverso. Allora, sempre sul gruppo d'acquisto ci sono in vendita i FOD, con il logo FOD, con quadrante anni 70 verde e blu. Quindi puoi vederlo così. Ma casse particolarmente originali, ad esempio c'è Vertigo Watches. Però per il resto rimangono tutti quasi molto classici, molto anni 60-70. Molto anni 60, più che 70. Sicuramente usciranno nuovi micro brand con casse strane, eh? Zenith Defi, quale gamu, a quale annata ti riferisci? I modelli del passato o quelli di adesso? Allora, quello di adesso, gamu, fantastico. Per me un orologio in titanio con quello stile lì, per me può fare tranquillamente a gara con i più famosi scheletrati di alta orologeria tipo Holy Trinity, tipo il Royal Oak scheletrato. Secondo me il Defi Classic, quello nuovo, è una meraviglia. Secondo me braccialato tutto in titanio è veramente spettacolare. Provato, leggero, bellissimo, rifinito, bello, 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 bello. Mio orologio preferito dopo il sub? Sarà il Panda. Al momento anche l'SKX. Hamilton, Kaki, Field Marf. Comunque, grazie per l'informazione che mi hai dato riguardo alla vita del bilanciere. Ah, mi hai davvero dato Mr. Pink, eri tu. Meno male che te l'ho detto, perché avresti potuto spaccare tutto. Allora, Kaki Field Marf, meraviglioso, un orologio fantastico con una storia bellissima dietro, emozioni uniche di un film unico. Il diametro è veramente impegnativo e nel film lo indossa una ragazzina, quindi credo non l'abbia mai indossato fino all'età adulta, a dire il vero, proprio per tutta la storia che c'è dietro, no? Perché lei era un po' in rancore con il padre che l'aveva lasciata, però da nonna l'ha sempre tenuto, almeno dopo che ha scoperto che il padre l'ha salvati, no? Da lì l'ha sempre tenuto. A parte questa chicca riguardo il film, è bellissimo, ma ricorda che il diametro è molto impegnativo. Dovrebbe essere un 42 mm, è molto grande per un orologio classico, però è un orologio unico e questa cosa lo rende comunque bello. Armand Nicolè non lo conosco. Meccaniche veneziane, Ignazio, ne ho parlato abbastanza spesso. Microbrand, tra virgolette, italiano, che non è italiano. Prendono le casse, credo le prendano in Cina, allestiscono i movimenti forse in Italia. C'è di meglio. 94, dai che ce la facciamo, dai che ci arriviamo a 100. Rimanete. Oh, 100! Ce l'abbiamo fatta! E adesso non andatevene via tutti, però fate in compagnia, perché io... Basta dopo questa scenata. 36 mm con i numeri sui 200 automatico. 36, spendi meno, prendi il 6,5 military. Dovrebbe avere i numeri arabi sul quadrante come un mini pilot. Valuteresti di comprare il Grand Seiko Snowflake? Avessi 50.000 euro in banca, sì. Con i miei conti attuali probabilmente no. Come riconoscere un Seiko 5 vintage autentico? Devi guardare la referenza sul fondello, cercarla su Google, fare un approfondimento tecnico, estetico, che ti rimandi il più possibile a quello che stai controllando. Il vetro è un po' un mistero, ma secondo me quello è il meno. Stai attento che non abbia movimento cambiato e niente, quello è. Devi confrontare la referenza che c'ha sul fondello, che è sempre un numero a 8 cifre, che è, ad esempio, 7S26 1020, l'ho buttata a caso, oppure 6309 6000, sempre a caso, 6138 8020, sono 8 numeri divisi in 4 e 4, quella è la referenza dei vecchi, dei Seiko. E se cerchi quella,
No, se avessi 50.000 euro in banca per comprare tanti orologi, intendevo. E quindi quello. Verifica a livello estetico se è quello. Se è quello, guarda il movimento. Se quello è il movimento, guarda se funziona. Se funziona, offri. Mi puoi linkare il bracciale Jubilee per il Turtle? Vic, vai su Strapcode, cerca Seiko Turtle e vedi cosa esce. Allora, Mastery Orologiai ci manda il link di un Seiko Presage su Amazon.com. Meraviglia, meraviglia. C'ha il datario come lancetta, molto carino. Riserva di carica che occupa tutto il quadrante, ma è molto, molto godibile. E mi piacerebbe, sapete, avere un orologio con la riserva di carica. Mi piacerebbe molto. E questi quadranti sono realizzati come Dio comanda. Come Dio comanda. Andate a vedervi la recensione di Watchmaniac. Ha recensito un Cocktail Time, mi pare. Un amore, vero Marco? Fantastici. Calibro 4R57, che è una versione modificata. Neanche modificata, è una versione diversa del Seiko 4R35. O NH35. Dov'è il movimento? C'era scritto qui un attimo fa. Ah, eccolo, 4R57, ok. La base è la 4R, no? Quindi c'è la 4R35, NH35, 4R38, 4R39. Questo è il 4R57, molto molto più rifinito, più bello, con una massa oscillante anche un pochino più decorata, mi sembra dorata, e comunque con la riserva di carica. Peccato non abbiano lasciato dentro, che ne so, un 6R35 o con riserva di carica. Minchia, sarebbe stato veramente peso. E se dovessero fare dei Grand Seiko con questa estetica, secondo me venderebbero il triplo. Regalo della mia ragazza. Alla faccia! Ottimo, complimenti, ottimi gusti della ragazza. Per Natale che mi sono regalato, oggi stesso, modulo, ho comprato il Seiko Mini Turtle. Oggi l'ho comprato. E, oddio, l'ho ordinato, poi vediamo quando arriva. Confermo la massa dorata, grazie. Bella la riserva di carica fatta così, poco invadente, comunque gradevole. Però in effetti, se in realtà su un automatico è bella comunque, perché almeno sai quanto devi indossarlo, se puoi lasciarlo tutta la notte sul comodino, per quante ore andrà ancora. Però in realtà la riserva di carica nasce sui carica manuale, naturalmente, sui tasca di 100 anni fa, quando veramente l'uomo di casa aveva bisogno di capire quando ricaricarlo durante la settimana, no? E una cosa fichissima che ho visto io, ve li faccio vedere, vediamo se li trovo. Ah, non li trovo. Dov'è la cartella? Ti prego, dimmi che è qua da qualche parte. Ah, caspita. Allora, dove cacchio... Datemi un secondo, ragazzi, per favore. Rimanete con me. Sto cercando una cartella. Avevo salvato delle foto. Non mi ricordo più. Purtroppo era un nome scritto molto, molto strano. Niente, non me lo ricordo. Andate a vedervi, ragazzi, se riesco a scrivere il nome. Ichapec. È un micro brand molto interessante che ho avuto il piacere di scoprire insieme ai ragazzi di Milano Ultra Watches ad un evento molto particolare, un evento ristretto al quale sono stato felicissimo di aver partecipato. E, video acquisito, non li trovo, ve li farò vedere, li ho mostrati nelle storie, ragazzi. E c'era uno di questi orologi con una bellissima riserva di carica sul quadrante, ben integrata con i piccoli secondi, una meraviglia. Però purtroppo non riesco a trovarlo adesso. Il Seiko 5 ha 40 ore di riserva di carica. Christian. Grazie a te mi sono innamorato del Seiko Samurai. Ottimo. L'hai già comprato, immagino. Enrico, ti ho già detto benvenuto nella Vrista Addiction. Allora. Buonasera, Simone. Ma i nuovi Seiko
sono già disponibili nei rivenditori. Se parli di quelli che ho presentato oggi, no, ancora no. Sono nuovi del 2020, quindi tra poco lo scopriremo quando arriveranno. Quale mini tartolo hai preso? Quello nero, ghiera nera, classico. Lo comprerò sicuramente. Prendilo il prima possibile. E così ce l'hai pronto per il mare quest'estate. Ho cercato dappertutto il pre-order del nuovo Alpinist, ma nada. Ma perché è presto, l'hanno appena presentato. Quindi lo scopriremo a breve. Secondo me quella linea lì arriverà tranquillamente in Italia. Non è un'edizione JDM. Quindi lo vedremo probabilmente nei nostri negozi, nei concessionari Seiko. Per la prima volta. '99, ma cacchio ragazzi, stasera siamo super attivi. Grandi. Ma è vero che è pericoloso cambiare il datario a certe ore? Assolutamente sì. E ti spiego il perché. Allora, immaginiamo di essere soprattutto sugli orologi entry level, certo, quelli che scattano soprattutto i Seiko. E gli orologi che comunque hanno uno scatto, una rotazione del datario e del giorno della settimana molto graduale, che va dalle 11 alle 3 di notte, per farti capire. Immaginiamo di voler cambiare la data mentre quella sta già scartando. In quel momento le ruote si stanno girando, e se tu cerchi di farle girare e di forzarle, magari nel senso sbagliato, rischi di causare gravi danni e di rompere i dentini. Quindi non dovete farlo, dovete aspettare di cambiare, di farle girare al momento opportuno, e il momento opportuno è fuori dall'orario in cui l'orologio sta scambiando, quindi non tra le 11 di sera e le 3 di notte, quindi a mezzogiorno si può fare sempre, tranne in quegli orari lì. Mentre invece sugli orologi, diciamo più di lusso, che hanno lo scatto più veloce, non ci sono problemi anche dopo. Però in generale, per sicurezza e per darvi un'indicazione concreta, dopo le 3 di notte sempre, così non potete sbagliare. Io l'ho comprato proprio su eGlobal, modulo. L'ho comprato su eGlobal. Quando faccio le recensioni cerco ovviamente il miglior prezzo, perché poi probabilmente lo rivenderò, se non mi emoziona tanto da volerlo usare. Il mio diver al mare, per il mare, è il Samurai, e mo c'ho pure questo, quindi tanti diver entry level io li compro per recensirli, poi vedrò. Gigia, i micro brand sono, al contrario dei macro brand, che sono appunto i brand più famosi che noi conosciamo, Rolex, Omega, Seiko, Patek Philippe, Zenith, potrei andare avanti per un'ora. I micro brand sono piccole aziende, o talvolta non sono neanche aziende, sono piccoli privati che vogliono iniziare una costruzione, una fabbrica, una piccola industria di produzione di orologi meccanici e non, dal nulla di fatto, e per questo vengono chiamati micro, con piccoli finanziamenti, con piccole quantità di orologi prodotti, questi si buttano sul mercato e in questo periodo stanno emergendo parecchio. Sono i micro brand, che possono essere Crepas, che ormai non è più tanto un micro brand, sta crescendo, possono essere Mercure, a modo suo è ancora un micro brand, possono essere Gruppo Ardito, possono essere adesso non mi viene in mente il nome. Può essere Zelos, possono essere tutti i vari brand di Singapore che ha recensito spesso, tipo Borealis, quelli che sta recensendo spesso Mattia di Watchmaniac, quelli sono i micro brand. Buonasera Morris. Orologi da investimento. Cazzo, questo qui è una domanda che merita un video a parte, ma è un video che potrebbe essere passibile di qualche denuncia di qualche pazzo furioso che magari compra orologi alla follia e poi vede che non salgono. Gli orologi da investimento, per quanto mi riguarda, sono... tra l'altro ci ho fatto un video, andate a vederlo. Ve lo faccio vedere, almeno vi faccio vedere l'anteprima. Ho fatto un video con il buon Pietro Michelangeli, un altro youtuber italiano. Ed è praticamente un video che ho fatto insieme a lui, eccolo qui. Ci siamo divertiti un sacco a registrarlo insieme. Eccolo qua. Ed è: investire in orologi si può fare. 20.000 views ha fatto questo video, alla faccia. Per favore, skip.
abbiamo fatto un video insieme dove affrontiamo l'argomento e io dico quali potrebbero essere, andate a vederlo, investire in orologi si può fare, fit Marco Bracca, e ho affrontato insieme a lui gli argomenti, tipo quali sono i papabili orologi che potrebbero essere investimento, quindi quali orologi hanno la possibilità di aumentare, quali orologi hanno la possibilità di aumentare, quelli iconici, quelli che hanno un valore storico e quelli che vanno di moda. Nessun orologio, nessuna edizione limitata, nessun orologio nuovo, se non piace particolarmente al pubblico, è un investimento nel breve periodo. Nessun orologio è un investimento nel breve periodo, mai, perché o è una breve speculazione, tipo quella di Rolex, ma non è un investimento, perché un investimento è qualcosa sul lungo periodo, e se ti fa raddoppiare il prezzo di listino nel giro di una settimana, quello non è un investimento, è una pura speculazione. Un investimento può essere comprare un Rolex Submariner 1680 con la scritta rossa Mark 1 Vintage, lo tieni lì per 5 anni e senza ombra di dubbio ti dirò che aumenterà, ma non c'è proprio neanche da discutere perché tutto il mercato del vintage negli orologi iconici che sono apprezzati aumenta sempre. Ma se invece andiamo a vedere un orologio più di nicchia come un Breitling Navi Timer moderno, se lo compri, è già un miracolo che riprendi i tuoi soldi se l'hai pagato a listino. Se invece parliamo di un orologio vintage, sempre con lo stesso nome, Breitling Navi Timer, molto più probabilmente terrà il suo valore. Ma diversamente dal Rolex, non posso garantirti che aumenterà questo valore, perché è sì iconico, quindi rispetta uno dei criteri. È sì un valore storico, un altro criterio, ma il terzo, quello più importante, non va di moda. Quindi, se un orologio non va di moda, non è un investimento, quindi questa è una delle cose più importanti. E Maserati ovviamente assolutamente sì, sono investimenti top. Cioè io adesso domani vado al centro commerciale, compro 25.000 Maserati e li metto tutti in ossa in cassetta di sicurezza. E poi tra 20 anni potrò dire di essere il più grande collezionista di Maserati del mondo. Marco, qualche consiglio su come gestire bene tutte le revisioni di cui tutti prima o poi dovremmo farci conto? Allora, Dakar, in generale ti posso dare questo consiglio. Gli orologi, ed è un consiglio molto molto valido che ho scoperto su YouTube estera, e anche, vabbè, è abbastanza chiaro una volta che lo scopri. Gli orologi che tendono a correre in avanti vuol dire che hanno in genere una regolazione magari non precisissima, ma i meccanismi in genere sono ancora molto solidi, molto lubrificati e non hanno bisogno di chissà quale intervento. Un orologio che invece ritarda vuol dire che ha magari l'olio abbastanza secco, quindi fa più attrito e va lubrificato. Quindi in generale, se i tuoi orologi sono precisi o corrono, va ancora abbastanza bene. Se ritardano, può essere indizio di fare un controllo e revisione. In generale, se hai tanti, 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 tanti orologi, tienili sott'occhio. Grazie, Morris. Ti leggo subito. Fagli un giro, indossali per un tot l'uno dopo l'altro, e se vedi che uno veramente ritarda di un minuto al giorno, forse è il momento di fare una revisione. Che bello sentire dire Maserati senza muovere la bocca. Eh sì, perché mi ero rotto le scatole, cioè non avevo più voce. Maserati. Devo registrare altri audio tutti trollosi dei nostri meme della community. Le revisioni vanno fatte comunque a prescindere? Assolutamente no. Nel senso, gli orologi vanno revisionati, certo, ma vanno revisionati quando ce n'è bisogno. Se un orologio, dopo 7-8 anni, lo porti dall'orologiaio o alla maison te lo revisionano senza dirti un cazzo. Ma se l'orologiaio te lo apre, un orologiaio bravo, e praticamente una volta sottoposto a l'occhio esperto ti dice «No, guarda, è veramente ancora, sta andando benissimo, è ben lubrificato, secondo me si è mantenuto bene l'olio», non c'è bisogno di revisionarlo, perché te lo dice l'orologiaio quando l'olio è secco e c'è bisogno. Tendenzialmente dicono che l'olio si secca dopo 7-8 anni sugli orologi moderni, anche di più. Quindi non è che te matematicamente ogni 5 anni devi fare la revisione, se no l'orologio si rompe. No, devi farla quando ce n'è bisogno. Allora sì, se l'orologio ti dice «No, ma guarda, non c'è bisogno adesso, aspettiamo 6 mesi, portamelo qua tra 6 mesi, portamelo qua tra 2 anni».
in base a quanto ti dice lui. Ti dice, ma guarda, è un vintage, lo usi una volta al mese, non c'è bisogno di revisionarlo. Magari te lo pulisco appena appena e cammina così. Gli orologi vanno revisionati solo e soltanto se veramente dovete... Cioè, gli orologi vintage, se dovete farli andare spessissimo. Cioè, se un orologio vintage lo comprate per collezione, sta quasi sempre fermo. Non è neanche troppo consigliabile volerlo revisionare, perché non vale quasi mai la pena se sono orologi, soprattutto se parliamo di orologi entry level. Magari una pulizia, un'oliatura superficiale può bastare in alcuni casi. Se invece parliamo di orologi di lusso, moderni, non lesinate sul costo, perché lì veramente se li usate spesso devono essere revisioni professionali, complete, e su tutte le parti che hanno bisogno di essere pulite e lubrificate. Ne parlano molto bene di Cronomania, sì. La regolazione di data e ora di un diver con coronavite a particolari tensioni. Sono in attesa di un sumo verde. No, Vic, non c'è assolutamente bisogno che tu ti faccia problemi. Morris, ti leggo subito. Scusa, mi sono dimenticato. Semplicemente la coronavite è un modo che ha l'orologio per proteggersi dall'acqua e per tenere salda la corona. Non inficia minimamente sulla data e sull'ora. Tant'è che un orologio con la corona vite, volendo, potresti lasciarla svitata e al meccanismo non cambia niente. È una parte meccanica, non meccanica, è una parte che può riguardare, diciamo, la cassa, non il meccanismo. Quindi non c'entra niente la data e l'ora. Ha gli scatti come un orologio con la corona a pressione, quindi una volta svitata si comporta come una corona normalissima. Il racchetta di mio nonno non è mai stato revisionato e perde 2 secondi, speriamo tenga. In quel caso può darsi che sia un miracolo, che vada ancora bene, però che l'olio sia talmente secco che veramente può rischiare di esplodere. Però i russi sono famosi per essere dei muli. Minchia ragazzi, stasera sono contentissimo, siete veramente tanti e... Leggo Morris, che cacchio mi sono dimenticando di leggerlo. Allora, grazie mille. Fai finta di avere un budget illimitato per colmare solamente una tua scimmia. Quale orologio ti prenderesti? Allora, lo sai già la mia risposta, perché io ho già risposto a questa roba in un vecchio Marco Risponde. Se avessi un budget illimitato, probabilmente inizierei a comprare... Cioè, se parli di uno solo... Comprerei, che ne so, il Rolex Submariner appartenuto a James Bond. Quello che aveva Sean Connery indosso nel film, no? Nel secondo, in Octopussy. Quello probabilmente prenderei. Oppure uno dei primi prototipi di Seadweller con una scritta sola rossa. Potrei prendere, che ne so, un 6204 Sub. In generale tutti i Sub. Cioè io sono proprio accanito di Submariner. Un bel militare. Però in realtà se mi dici una tua scimmia normale, non lo so, magari un Zin 103. Anche senza stare lì a dire centinaia di migliaia di euro, perché è facile altrimenti. Un Maserati. No. Sto già pensando al prossimo orologio di lusso. Ah, stai già pensando, Carlo. No, non sto pensando al prossimo orologio di lusso. Come mai il mio Girard Perregaux di 28 anni gira ancora perfettamente? Christian, non è mai stato revisionato? Avrà l'olio senza ombra di dubbio secco come uno scarpone al sole ad agosto. Più che altro, almeno fallo aprire e controllare. Cosa ne penso dell'Ironman? Penso che è un orologio meraviglioso. Il primo GMT della storia, il padre di tutti i GMT, diciamo così. Soprattutto parliamo se parliamo del Purist con la lancetta 24 ore, unico nel suo genere, in tutti e due i suoi diametri lo trovo veramente ben riuscito. E ho avuto tra le mani un vintage l'anno scorso, è un orologio che merita decisamente più attenzione, con un fascino veramente unico nel suo genere. Non esistono orologi simili e con questo Glycin e il gruppo Invicta hanno fatto qualcosa di eccezionale rilanciandolo, perché è una linea intramontabile. E probabilmente potrebbe essere l'Ironman uno dei miei prossimi orologi. Non mi è mai salita la scimmia. Però ai prezzi al quale si prende, meno di 600-500 euro per un Purist, stiamo scherzando.
una riedizione potrebbe essere interessante. Potrebbe esserlo, se non trovo prima un vintage, perché il vintage ci sono alla ricerca di un Ironman vintage da un bel pezzo. Mi sono pentito di non averlo preso. L'orologiaio ha detto che se gira bene va bene così. No, Christian. Perché se non l'ha aperto e non ha constatato lo stato della lubrificazione, non va bene. Perché sono capace anche io di dire, sì, gira bene, lascialo andare. No, perché magari si sta logorando lentamente. Sono tutti diversi gli orologi. Finché non li apri e guardi il movimento, e guardi l'olio, e guardi i rubini, e guardi come stanno messi per davvero, non si può dare un parere. Perché la precisione non è l'unico. L'unica cosa. Io prima ho detto se ritardano, ma non è sempre detto. La mia scimmia, sì, cioè, è sempre lì latente la mia scimmia verso gli orologi Zin. Anche, anche il Breitling Navi Timer, anche il... il Baume Mercier Baumatic, quello con riserva di carica a 60, come non mi ricordo più, c'è un botto di riserva di carica, quello mi interessa, col calibro di manifattura, quello è un bello orologio, mi piacerebbe tanto averlo. Baume Mercier nuovo, Baumatic, cazzo, quello lì costa 2000 euro, però 2000 euro per un orologio così, non lo so se li spenderei. Però ecco, con un budget illimitato potrebbe essere una scimmia. Prima ci pensavo, dicevo, minchia che bello che era quel Baume Mercier, bel movimento. Diverso, con finalmente un bel messaggio verso l'orologeria. Cazzo, fate calibri di manifattura, arricchite, diversifichiamo, altrimenti siamo sempre sui soliti movimenti. Maurice Lacroix, fantastico brand. Marco, il mio SKX 013 perde circa un minuto a settimana più o meno. Dici che è un problema? No, non è un problema, Tazzi, è un'ottima marcia. È un'ottima marcia, sono 4 minuti al mese. Cioè, un minuto alla settimana, più o meno siamo sui 10 secondi al giorno. È nella media. Cioè, se ci pensi, non è un problema. Cioè, puoi spostare indietro la lancetta una volta alla settimana. Se vuoi è proprio la precisione, puoi provare a regolarlo e tirarlo magari sotto i 10, magari 5, 6, 3, se ce la fai. Sì, casso l'ho rubato proprio dal gruppo 1881. Proprio l'ho fatto mio. Vesper, buonasera e benvenuto nella Wrist Addiction. Minchia, sono già le 10:20. Ragazzi, volevo un attimo fare un mini spam di Telegram. Ci siete già entrati nel gruppo Telegram? Siete già stati nel gruppo Telegram più fico d'Italia, ragazzi? Vi metto il link, se ce la faccio. Vi metto il link qui in chat. Il gruppo Telegram è Wrist Addiction. Spero... Eccolo qua, ve l'ho messo in chat. E come potete vedere... Eccoci qua. Vediamo se i ragazzi salutano. Ragazzi del gruppo Telegram, siete online? Comunque, niente, siamo 1283 membri. 1283 membri, incredibile. Uè, ecco Filippo Cerniglia che saluta. Grandi. Eccoci qua. Se non siete ancora dentro, venite ragazzi. Cosa state aspettando? Qui si parla di orologi tutto il giorno senza interruzioni. E siamo 1200 persone. La community più grossa d'Italia al momento per quanto riguarda gli orologi. A parte i gruppi Facebook. Vabbè, però secondo me questa è un'altra cosa. È un vero gruppo, una vera chat. Venite dentro. Vi aspettiamo. Eccoli, sono arrivati i momenti tutti insieme. Ciao ragazzi, ciao Twitchers. Eccolo, ciao Giovanni, benvenuto nella Wrist Addiction. Christian Pisani dice la figa. Ecco, lui è proprio il più onesto di tutti, che ha detto la verità, ciò che tutti pensano e che nessuno ammette. Daniele, ciao, eccoli. Presumo ci sia in live Marco, che bello che ci guardate. Davide, devi venire in live pure tu. Sì, sono in live. C'è un audio. Maserat. Buonasera a tutti, ragazzi. Gommare? E niente. Se non siete ancora entrati, venite e salutate tutti. Tornando a noi. Certo che... Come non funziona il link? Certo che funziona. A me funziona.
devi aprirlo e praticamente fare view in Telegram oppure open in web se sei da PC. Bud, benvenuto nella Wrist Addiction. Marco, ma perché quasi tutti i brand si ostinano a fare orologi eleganti da 40 mm invece da 38? È molto facile la risposta, come ho detto più o meno per quanto riguarda. In realtà non è tutti i brand. I brand che cercano di fare orologi nella fascia entry level sono capaci di fare orologi piccoli. Nella fascia di lusso è come se ce ne sono da 38, è come se ce ne sono. E non sto qui a dirli perché ce ne sono tanti, dovrei fare una lista, però le aziende che fanno entry level sono incapaci di ascoltare le richieste della community di appassionati. La community di appassionati italiana, estera, internazionale in generale, è da un bel po' che si lamenta delle misure oversize, soprattutto sugli sportivi. E non sono capaci di ascoltarci. E spero facciano dei modelli, perché non ci vuole tanto, i movimenti sono piccoli, sono le casse ad essere giganti. Io ho un Pierre Bonnet, dice Simone Lucente, oro massiccio, a carica manuale, fine anni 80, inizio 90, di mio padre, fermo da circa 15-16 anni. Cosa devo fare prima di farlo ripartire? 15-16 anni non sono 28. Se è un orologio che vuoi usare con costanza molto spesso, revisione. Se vuoi usarlo ogni tanto per una sera e cammina bene, vai così. Allora, allora Jacopo, Jack Crazy ha mandato una cosa molto figa. Ha mandato una cosa molto figa che vi faccio vedere. E non lo conoscevo per nulla. Come si chiama sto modello qua? È in titanio. Vetro zaffiro? Cioè, è un Sarb. È un Sarb 035 con un quadrante diverso. Però 41 mm. Ma perché non l'hanno fatto da 38? Santo cielo! Santo cielo! Io non capisco. Io non me la spiego sta cosa. Non me la spiego. Marco, cosa ne pensi del Seiko SRP 41J1? Il Cocktail Time Blue Moon. Quale variante pensi sia meglio tra questa e quella giapponese dello stesso orologio? Vesper è un orologio meraviglioso. Tra questa e quella J non cambia un bel nulla. Perché quella lì è già la giapponese, la J1 è la versione made in Japan. Abbastanza introvabile al momento, infatti non l'avevo mai visto, grazie. Allora, è bello l'orologio, non ti fare problemi sulla J o la K, perché non cambia un cazzo. Allora, pareri su questo Oris. Vediamo un po'. Mizzica, che classico. Allora, vediamo se trovo... Eccolo qua. SV 200 modificato. Ma neanche tanto modificato, perché di fatto hanno preso il datario dei 31 giorni e lo hanno sostituito con una lancetta. Quindi è un Sellita SV 200 leggermente cambiato rispetto al solito. Molto bello. Veramente figo. Veramente figo. Vediamo la resistenza all'acqua. Ti prego, dimmi che ha la corona vite. 36 mm. Meraviglioso 36 mm. Fantastico. Come prezzi? 1600 euro. Ok. Ci vedete qualcosa, ragazzi? No, si era cambiata l'impostazione, chiaramente. 1600 euro, configura questo modello, cassa, movimento, non è un movimento sviluppato da Oris, è un Sellita, quindi qui mentono, ecco la base Sellita SV200, perché non mi dici cassa, 36 mm, corona in acciaio a vite, sì, corona a vite. Cazzo, 36 mm corona vite, date, con un'estetica così bella. Meraviglia, bello orologio. Ed è l'Oris
Big Crown Pointer Date. Infatti c'è il coroncione. Bello, bel field watch. Questo è un field watch che però è anche molto elegante. Marco, usa la tua popolarità. Dire a sti svizzeri che 41-42 mm hanno rotto i rubini. Morris, magari poter avere davvero tutta questa popolarità. In realtà non ce l'ho. Ce l'ho forse in Italia e ce l'ho nella community dei giovani. Ma se guardiamo alla community degli orologi di lusso e dei grandi, ancora non sanno chi sono. Questo per dire che 35.000 iscritti ancora non sono niente. Cioè io devo arrivare a, forse a, per essere un minimo influente per davvero, a 100.000. 100.000 iscritti veramente sarò influente per davvero in Italia. Ma tanto. E non vedo cioè 100.000 iscritti adesso non mi sembrano così lontani, ma ci vorrà tanto, ci vorranno anni. E io sarò qui. Ah, bene Marco, grazie. No, io parlavo dei grandi, intendevo i grandi come addetti ai lavori. Può darsi che ci siano grandi che mi seguono, gente che può essere mio padre, no? Tipo te, che mi segui. Però io parlo dei grandi come addetti ai lavori, a chi lavora nel settore, alle case grandi. Non credo che le case grandi sappiano chi sono. Purtroppo avete ragione, i padelloni sono i più... Io posseggo un 6.5 sub che perde 30 secondi al giorno, ma la revisione costa più di loro. No, Mastri, non serve. Non serve assolutamente revisionare un orologio nuovo. È un 6.5, fallo regolare. È gratis, oppure ti chiede qualche 5 euro. Veramente, ti svita il fondello. Ti tocca appena appena la racchetta, lo mette sul crono comparatore, setta la racchetta di regolazione, lo rimette sul crono comparatore, se c'è da fare un'altra regolazione lo fa ancora, e te lo tira veramente molto più preciso, senza nessuna revisione. Perché è nuovo, è revisionato, cioè è oliato l'orologio, non serve stare lì a smontare tutto. Va semplicemente... Aspetta che vi faccio vedere. Vediamo se riesco a trovarla. Vediamo se riesco a trovare la... Eccolo, eccola qua. Tra l'altro è proprio un movimento Seiko. Ragazzi, allora, vedete? Allora, cerco di mostrarvelo. Praticamente, per favore, per Google, per mi aiuto. Ok. Ok. Vedete ragazzi, questo arnese, questa freccettina verso, praticamente, se questa vitina, se questo arnese viene tirato verso di qua, la molla si accorcia. Se questa punta viene spinta verso di qua, di conseguenza questo va spinto verso l'alto, la molla si tende. O il contrario, sinceramente non ne sono sicuro. Questa è la racchetta di microregolazione, dovrebbe essere chiamata così. E se l'orologio esce di fabbrica senza un'accurata regolazione, può essere impreciso l'orologio, ma se voi andate a stringere o meno la molla del bilanciere, non voi, l'orologiaio, un bravo orologiaio, tutto il resto dell'orologio ovviamente è lubrificato, l'orologio diventa molto più preciso, e questa è la regolazione. Si interviene sul bilanciere in pochi minuti, in pochissimi minuti, veramente, non ci vuole nulla. È un intervento che può fare un qualsiasi orologiaio bravo. È normale che il Sarb faccia un po' di rumore quando lo muovo, il rotore. Certo, Christian, il Sarb 035, così come tutti i Seiko, ti faccio sentire il mio SKX, che è più o meno lo stesso movimento. Anzi, ti tiro fuori... Se dovrei avercelo qui, l'Alpinist. Sì, l'Alpinist ha lo stesso movimento del tuo, senti. Senti? Hanno un movimento molto rumoroso. Semplice, non è rotto, non ha nessun problema. Vai tranquillo, sereno. E via.
Mi piacciono un sacco queste live su Twitch. Mi piacciono tanto anche a me. Ormai abbiamo preso piede. Sera, cosa ne pensi del label Wave acciaio oro da uomo al quarzo? Ebel. Allora, è una marca che in passato faceva gran begli orologi. Questo non lo conosco. Vediamo un po'. Che carino. È un orologino tipicamente anni 90. Tipico degli anni 90 un orologio del genere. Se le parti sono veramente in oro, può essere che abbia anche un valore. Però non ti so dire molto sulla storia di Ebel. Sinceramente non la conosco. È un brand che in passato era abbastanza prestigioso. È un orologio che è invendibile, non ha un enorme valore. Un quarzo svizzero comunque dignitoso, almeno per l'epoca sicuramente era molto costoso. Però adesso non valgono granché questi orologi qua, purtroppo. Torniamo a noi. Grazie mille Marco, di mio nonno, non sa dirmi molto. L'avrà comprato in gioielleria, preso dall'estetica, chiaramente, perché è giusto così. È molto carino, mi ricorda parecchio l'Omega Constellation dell'epoca, come stile, no? È anche molto femminile, più o meno. Però all'epoca gli orologi si mettevano anche con dimensioni lady, quelle che oggi chiamiamo lady. Quindi quanto costa la revisione al mio Girard Perregaux? Mai revisionato con 28 anni di vita. Ma se è un orologio che non vuoi usarlo tutti i giorni, ti ripeto, magari con 100 euro te la cavi. Se vuoi fare una revisione completa da uno bravo, ti chiederanno 120-150. Se ti fanno lo scontrino, 150 è il minimo. Di a chi deve fare la regolazione che se sta dalle parti di Milano può venire a casa mia. Ho il time grapher e ci divertiamo. Marco, grande, figata. Ma Marco, ma te sei il Marco del gruppo dei Patrons? E sei te che avevi regolato il vostro Canfibia da solo? Grande, grande, mi ricordo di te allora. Mi ricordo bene. Seiko SKX 007 come orologio da tutti i giorni. Hai il mio stesso identico polso, Jake. Ed è perfetto secondo me come everyday watch. Robusto, diver, automatico, muletto, movimento indistruttibile, affidabile. Sì, se sei partito con quello probabilmente desideri quello, quindi ti dico di sì. Edoardo, buonasera. Mio padre ha acquistato un 16610 oggi. Lo stavo guardando e ho visto che, illuminandolo poi al buio, gli indici e le lancette, che sembra che si sia crepato il trizio, ovviamente non reagiscono perché il trizio ha perso la sua capacità, diciamo. Mentre il dot sulla ghiera si illumina. Pensi sia stato sostituito successivamente? Anche se sembra comunque vecchio perché è un po' crepato. Allora, non te lo so dire. Se il dot della ghiera è proprio di un altro colore ed è bianchissimo, probabilmente, e si illumina molto. Ti dico di più. Il Super Luminova si illumina, di quegli orologi lì, si illuminava con un verde. Di che colore è il dottino in alto? Se è verde, è Super Luminova. Se è un verde molto molto attivo, è Super Luminova. Anche il trizio si illuminava con un verde, però era una luminescenza un po' diversa. Oggi vedere orologi trizio che si illuminano è molto difficile, perché sono tutti decaduti o quasi. Quindi dicevo probabilmente potrebbe essere un inserto di fornitura. Probabilmente. Oppure no, magari si è mantenuto meglio il trizio ed è un orologio abbastanza recente e si illumina ancora. Quanto dura la luminosità? Perché se è trizio e ancora si illumina, qualche vecchio trizio, qualche recente trizio di fine anni 90, tipo il mio Moonwatch, se lo illumino di brutto con la torcia, il trizio ancora reagisce un po', perché non è completamente decaduto, ma dura 10 secondi e poi si spegne. Quindi se il dot rimane illuminoso dopo che l'hai illuminato al buio per 10, 15, 20 minuti, è un Luminova. Se decade subito è un trizio abbastanza recente, se è un Luminova è di fornitura. Come si riconosce un buon orologiaio? Un buon orologiaio è, intanto, escludi quelli che vendono Daniel Wellington, escludi quelli che vendono fashion watches, a priori.
Generalmente, ok, che tanti lo fanno per tirare a campare, però non, è gente che cambia le pile quella. Quindi, ecco, un buon orologiaio di solito vende anche orologi vintage, toh, per farti un esempio. E in generale si può avere una buona opinione. Puoi cercare su Google un buon orologiaio nella mia città. Se vivi in una grande città, se vivi in una piccola città, devi un po' fidarti e fare degli esperimenti, vedere un po' come si comporta e come si comportano gli orologi dopo che li ha guardati. Il mio ripara solo, non vende. Ok, ma se sei un orologiaio di paese, puoi provare e vedere un po' se non ti fa danni o se è bravo, se la revisione è accurata e se la regolazione è buona. Come funziona un cronocomparatore? Non ti so rispondere a livello tecnico. È praticamente un... Aspetta che te lo faccio vedere. È uno strumento da tecnico orologiaio. Costano anche parecchio. Non sono strumenti per tutti. No? Eccolo qua. Praticamente c'ha uno strumento, una specie di protuberanza che esce. Tu ci appoggi l'orologio sopra. E lui ti identifica la frequenza di oscillazioni, la praticamente l'onda in tempo reale su come l'orologio, se è stabile, se decade in base alla posizione, se perde o guadagna secondi al giorno. È uno strumento che credo misuri in base ai suoni, però non te lo so dire, non sono un tecnico, non so come funziona a livello tecnico. A livello di computer, è un computer alla fine, però non me lo chiedere. Ok, 120 euro su eBay, c'è roba più professionale, ma per me... Ok, 120 euro è una roba che a questo punto potrei comprarmi anch'io, Marco. Ficata. Io avevo visto alcuni modelli da 500, 400, 300, dicevo, roba professionale. Però, cacchio, da 120 euro... Per l'appassionato che vuole giocherellare o comunque non avere un prodotto magari costruito meglio, perché chiaramente quelli più costosi saranno anche più pesanti, più durevoli, più affidabili negli anni, no? Però per l'entry level va bene. Grazie. Non dormo mai, 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 Mattia, con l'orologio al polso. Spero che quello che conta è il polso. Enrico, grazie. Grazie mille. Basta un decimo di millimetro e sballa di 10 secondi. Ci vuole tanta pazienza. Certo, ma è un lavoro da orologiaio. E se te sei riuscito a farli da solo questi lavori, giù il cappello. Complimenti, mi piacerebbe tanto impararli anche a me. Anche io. Allora, Tazzi ci ha mandato un link. Vediamo che cos'è. Non funziona. Ah, forse non hai copiato male il link. Perché avevi copiato il link senza la A davanti. Eh sì, 150 euro. Not bad, carino, dai. Magari mi farò un regalo di Natale in ritardo. Allora, minchia, sto adorando veramente. Ciao Andrea Gippo, ciao, come stai? Sto adorando veramente la Stream Deck. Grande ficata. Ho preso un Sarb 035, mio fratello un Seiko 5. Ti vogliamo ringraziare. Poi ti mandiamo la foto su Instagram. Grandi raga, bravi, minchia, che figata. Bellissimo, una passione che ha unito due fratelli poi, figo. Posso chiederti che studi hai fatto? Ciao, Vievere. L'ho detto, sai dove? Nel video... chi è Marco Bracca? Il mio passato, il mio percorso. Spiego gli studi che ho fatto. Ho fatto una scuola a indirizzo tecnico informatico di costruzione
e elaborazione di contenuti multimediali. Comunque penso si tratti di Superluminova, perché comunque si illumina di verde ed è abbastanza intenso. Per quanto riguarda le lancette, hanno il trizio, che si è un po' crepato. Più che altro sulla lancetta Mercedes, ma bisogna guardarla da vicino. No, il trizio è normale che faccia un pochino di patina. Se si è crepato e non ti risulta sgradevole, lascia perdere, non è un problema. Però se l'inserto è stato sostituito, io mi farei due domande. Dillo a tuo padre, è una roba non da poco conto, perché trovare l'inserto Ecoevo dell'epoca non è semplicissimo. Lo si trova, ma devi pagarlo. Quindi se hai la possibilità di darlo indietro a sto orologio qua e di prenderne uno veramente Ecoevo, da collezione, coerente con l'epoca, è meglio, è solo meglio, perché altrimenti hai speso male i soldi. Se puoi spendere i soldi meglio, compralo Ecoevo. Buonasera Orso, benvenuto su Twitch. E ovviamente devi seguirmi. C'è qua il pulsante segui. Non ti basta guardarmi, devi anche seguire il canale, così ti arrivano le notifiche. Trizio radio può essere pericoloso? Modulo, allora, il trizio è infinitamente meno dannoso, pericoloso per la salute del radio. Il radio infatti è bandito, non si usa più da un secolo. No, da un secolo no, da 70 anni. Era pericoloso tantissimo il radio. C'era le famosissime Radium Girls, no? Quelle che erano ragazze che lavoravano per le orologerie nelle fabbriche di orologi e pucciavano il pennellino in bocca ogni volta che pucciavano il radio per inumidire la punta e pucciare meglio con la punta. Di conseguenza sono morte tutte di cancro ste ragazze. E proprio perché continuavano a mangiare roba radioattiva e avevano tutte le labbra illuminate, c'era sta roba qui che sembrava figa, poi si scoprì dopo pochi anni che veramente le ha distrutte a livello di corpo. Ne parleremo magari più avanti. E fu comunque una roba che se ne parla ancora adesso, eh. E il trizio però è infinitamente meno radioattivo. Si è sostituito, infatti non è illegale, c'è ancora qualche azienda oggi che utilizza il trizio per qualche piccolo micro brand di nicchia, però il Superluminova è migliore in tutto perché non decade nel tempo, dura molto di più, è più performante, eccetera, eccetera. Probabilmente patina in modo diverso, ecco. Con cosa pulisco il vetro a zaffiro? Fazzoletto, maglia, panno per occhiali. Io mi capita di pulirlo con la maglia in cotone, tranquillamente. Fazzoletto eviterei perché rischi di graffiare non l'orologio, ma il metallo, la lunetta. Evita robe troppo rugose o troppo abrasive. Il fazzoletto può essere abrasivo. Semplicemente un panno per gli occhiali o la maglia in cotone. Se è morbida non succede niente. Sito buono per prendere cinturini scamosciati. Prova Orso su... Cheap Estrenato Straps, Watch Geco e quei siti lì. Ci sono ottimi, ottimi cinturini. È più di 6 mesi che cerco un panda. Grazie per il consiglio che mi hai dato prima. Non pensavo fosse un Frank. Perché venditore ha abbastanza punti. E meno male che ci sei tu per aiutarci. Non vedo l'ora che fai un video per come riconoscere i veri panda. Gentile, grazie mille. Non vedo l'ora. Ciao Mastri, grazie per la compagnia, buonanotte. Vediamo un po'. Scusate ragazzi che guardo un secondo WhatsApp. Niente, non c'è bisogno di allertarsi. Buonanotte, sì, comunque tra pochissimo chiudiamo tutti, è stata una bella live. Tenete conto che il trizio decade circa 15-20 anni dopo, esatto. Fantastico Stale, Great White Shark, lo trovo veramente molto bello, probabilmente più bello ancora del vecchio Save the Ocean. Chiudiamo, dai, si chiude che inizio ad non avere più fiato, ho finito l'acqua e sono stanco. Qua su Twitch, ragazzi, sappiatelo, ci si vede per un'altra chiacchierata anche su orologi, ma il sottofondo sarà diverso, sarò io che gioco ad Halo, mercoledì sera. Alle 9, dopo cena, più o meno, non c'è un orario. Ci mettiamo qua e giochiamo. I cinturini di Teddy Baldassare non sono overpriced, non li ho mai provati. I cinturini costano, se sono belli. È un segreto, Modulo, è un segreto. È un segreto. È un segreto. Lo scoprirete sabato. Se tutto va bene, esce sabato.
Buonanotte a tutti, ragazzi. Grazie per esserci stati. La canzone. La canzone di Teddy Baldassare. Ci penserò, Christian. Grazie per esserci stati, grazie per la compagnia, grazie mille ai ragazzi che hanno donato, Enrico, Morris, chi erano Enrico, Morris e Gabriele, ovviamente. Grazie ragazzi, buonanotte e alla prossima, ci vediamo se volete per un'altra chiacchierata qui in live, sempre su Twitch, su Allorich, mercoledì. Ci si vede. Grazie per la compagnia. Buonanotte Orso, buonanotte Shets, Jacopo, Christian, Matti, Simone, Marco Pan, Gentile, Modulo, Andrea, ciao. Simone, Ste, Toz, Pastri.